Pari e patta tra Castelnuovo e Vastese nel derby abruzzese della 29esima giornata di Serie D, con neroverdi avanti per due volte, ripresi solo nel recupero da un gol di Monza. Deve fare di necessità virtù mister Di Fabio ad inizio gara a causa di tante assenze, tra cui alcuni ragazzi alle prese con il Covid, oltre a Terenzio squalificato e Ndoye fermatosi nella rifinitura del sabato. Così in attacco prima da titolare per Santi Rocco, mentre in difesa a far coppia con Casimiric e Morganti. La Vastese si schiera con il 4-3-3 con Capitani Altobelli, coppia centrale in difesa, in avanti, tridente formato da Bernardi, Martiniello e Mamona. Prima del fischio iniziale, minuto di raccoglimento per commemorare la recente scomparsa del papà del magazziniere del Castelnuovo. Si studiano le due squadre in campo, ma ad andare vicino alla rete per ben due volte ad inizio gara il Castelnuovo. Al 12esimo è Santi Rocco a girare di testa verso la porta, un cross di De Gidio, sfera che sfiora l'incrocio dei pali. Due giri di lancette da Emili ad impegnare a terra Boccanera, poi sul tapin di Verdesi, pallone deviato in corner dalla difesa aragonese. Gli ospiti non ci stanno e rispondono sugli sviluppi di azione d'angolo quando dalle retrovie sbuca Capitagno, ma l'impatto con la sfera non è precisa e finisce tra le mani di Natale. Un minuto più tardi è Mamona ad avere l'opportunità per sbloccare la contesa. Il classe 2002 smarcato in verticale da Martiniello si presenta tu per tu con Natale, bravo quest'ultimo a chiudere in corner. Il Castelnuovo alza il ritmo sulle corsie laterali e al 25esimo passa in vantaggio. Punizione di Loviso che pesca libero Emili in area di rigore. Il suo controcross trova libero sul secondo palo di Gidio. Per lui un gioco da ragazzi, metterlo in rete. Il Castelnuovo sembra controllare, ma al 35esimo un lampo di Mamona impatta il punteggio. L'ex giocatore della Vispesaro è bravo dalla sinistra a rientrare sul destro e far partire un tiro a fil di palo che non dà scampo a Natale. Con gli stessi 22 in campo riprende il secondo tempo che vede il Castelnuovo in avanti, quando Emili prova il tiro con la respinta non perfetta di Boccanera, sfera sui piedi di Egidio, ma il tiro al volo finisce fuori. Al decimo però cambia di nuovo il parziale. A ruoli invertiti gli attori sono sempre gli stessi del primo tempo, con De Gidio che verticalizza per Emili, bravo di prima intenzione, a mettere alle spalle del portiere. La Vastese, subito il colpo, non si scompone e prima del 20esimo ha l'opportunità subito di pareggiare. Fallo di Foglia su Diarra in area di rigore e per il direttore di gara nessun dubbio di indicare il dischetto. La realizzazione è affidata a Martiniello che getta alle ortiche questa occasione calciando sopra la traversa. Alla mezz'ora il Castelnuovo resta in inferiorità numerica. Fallo tattico di De Gidio a centrocampo che si becca il secondo giallo e lascia i suoi in 10. Nel finale assedio della Vastese che trova il gol del pareggio in pieno recupero con il neo entrato Monza che dagli sviluppi di un calcio d'angolo svetta più in alto di tutti e mette alle spalle di Natale, non esente da colpe. Termina così con il rammarico del Castelnuovo, ora fuori dalla zona playoff ma con due partite da recuperare, mentre la Vastese si porta a casa un punto d'oro in chiave salvezza. Mister, la beffa arriva solo nel finale, comunque anche oggi dopo un mese di stop non si può rimproverare niente a questi ragazzi. No, verissimo, quello che dici, sono veramente... orgoglioso di sti ragazzi, di quello che hanno fatto, proprio perché mancavano da un mese la partita, tanti problemi con ragazzi col Covid, infortunati, squalificati, però hanno messo in campo cuore, coraggio, voglia, rompe le scatole, pareggia una partita che con tanto sacrificio ci eravamo conquistati sul campo. Ancora una volta gli episodi ci vengono a sfavore. Detto, io non parlo mai degli arbitri perché non è giusto farlo, devo pensare, non voglio mai dare alibi ai miei ragazzi, però adesso sta diventando un po' una cosa che ogni partita si verifica qualcosa che non ci va per il verso giusto, però devo solamente fare i complimenti ai miei ragazzi per quello che hanno fatto vedere oggi sul campo dopo 4 settimane. Mister, tornando alla sconfitta contro il Castelfidardo, sì. Questo poteva essere anche una partita difficile, invece voi subendo anche due gol dal Castelnuovo siete tornati comunque in partita mettendo una reazione improvvisa. Ecco, queste sono delle buone impressioni anche per il finale di stagione. Anche l'anno scorso, la scorsa settimana che ora comincio a ricordare perché prima non la ricordavo. Dopo il 2-0 insomma abbiamo preso una mazzata eppure abbiamo ripreso e cercato di fare il secondo gol, insomma
al di là delle battute, è un campionato dove nella seconda parte, ma come tutti i campionati, le cose cambiano. La realtà è che ci sono squadre organizzate che hanno giocatori e siamo sempre sul filo del rasoio. Dobbiamo essere bravi a centellinare le forze, abbiamo sostituito quelli che erano più appesantiti, hanno giocato 4 giorni fa, non avevamo 2 giocatori importantissimi come Diallo e come Di Filippo, però ce l'hanno anche gli altri, queste carenze, queste mancanze, quindi noi dobbiamo sfruttarle quando ce l'hanno gli altri, dobbiamo essere bravi a sopperire a queste mancanze nostre.